Ciao ragazze e benvenute nella mia stanza creativa. Oggi andremo a realizzare dei gnometti sull'altalena, piccoli da poter mettere all'albero, da poter regalare, ma nell'eventualità, se non mettete l'altalena, li potete utilizzare anche come portachiavi. Quindi bando alle ciance e partiamo subito con il tutorial. Eccoci qua. Allora, intanto possiamo andare a utilizzare i tessuti, no, che ci rimangono dei gnomi grandi o comunque delle lavorazioni. Questo è il cartamodello che poi vi metto in descrizione. Allora, per quanto riguarda il cappello, io lo farò in pile, mentre il corpicino in questo jersey a trama, vedete, trecciata, ma potete utilizzare anche il panno lenci oppure il tessuto. L'unica cosa che vi consiglio è che il corpo in tessuto va bene, per il cappello utilizzate o il panno lenci o una maglina, un jersey, perché il jersey, perché rimane più morbido poi nel gestire, no? La caduta del cappellino. Quindi il corpo anche in cotone. Allora, partiamo subito. Vi faccio vedere come fare il naso. Allora, il naso è fatto dalla licra, vedete che è molto elastica in entrambi i versi, e è un quadrato di 5x5. Non andiamo a fare il cerchio perché non cuciamo. Allora, andiamo a prendere l'imbottitura. Ne prendete un quantitativo che potete pensare che il nasino possa andare bene. Vediamo un po', mettiamo un altro pochino. Ecco qua, lo andate a mettere verso il centro, quindi lo appallottolate prima, poi centro e andate a tirare, vedete? Le punte, ma vi verranno dietro anche i laterali corti. Vedete, tenete tutto stretto e comunque ci devo mettere più. Lana. Ecco, questo è un nasotto che mi può andare bene. Quindi, una volta che avete preso tutti i pizzi, tirate bene anche le parti corte, poi, come mi avete visto fare centinaia di volte, io vado a utilizzare il filo della macchina. Giro, 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 poi mi fermo, taglio l'eccesso. Ecco qua. E vado a fare con le mani la forma del naso e lo farò non a palletta, ma vedete, ovale. Eccolo qua, il naso è pronto. E lo mettiamo da parte. Adesso prendiamo il corpicino, quindi il tessuto, mettete il dritto all'interno, quindi dritto su dritto, prendiamo il cartamodello, io ce lo vado a mettere sopra, l'ho fatto un cartoncino. Come vi dico sempre, fatelo anche voi perché vi trovate meglio nel andare a fare, diciamo, la forma. Una volta che abbiamo preso, ci sono due segni poi sul cartamodello perché questa parte alta la lascerete aperta. Allora, io non li faccio perché oramai ne ho fatti un po', io ci ho preso occhio. Ecco qua. Allora, noi adesso partiremo dal primo segno, fate l'avanti andrio, giriamo tutto tutto intorno, ci fermiamo all'altro segno sempre con avanti e indietro, lunghezza punto 3 e cuciamo sul segno, quindi qui io andrò a fare un avanti e indietro e poi seguo tutta la forma. Guardate, è facilissimo questo gnometto. Noi faremo adesso insieme sia il maschio che la femmina. Col maschio già ho fatto il corpicino e il cappellino.
Così insieme facciamo, diciamo, lo assembliamo il maschio. Allora, qui sopra dove è aperto, io vado a tagliare proprio sulla linea. Quindi, ecco qua, sulla linea. Mentre intorno andiamo a togliere l'eccesso. Adesso ci cuciamo anche il cappello, così ce lo troviamo fatto e la parte cucita l'abbiamo finita. Ecco qua, anche qua mi vado a prendere, no, questo è un pennarello, lo tolgo da mezzo. Qui andiamo a tagliare sul segno. Ecco qua, chiudiamo. Andiamo sotto macchina. Mi raccomando, all'inizio e alla fine sempre l'avanti andrio. Le cuciture, ragazze, sempre a bordo piedino, eh. Ecco qua. Vado a rifilare anche un pochino. Tagliamo i fili qua sotto. Svoltiamo. Tiriamo fuori qua la punta. Pronti. Svoltiamo anche il corpicino e andiamo ad imbottire. Guardate, io non sto né a velocizzare, ragazze, né proprio vi sto facendo vedere quanto è facile e si fa in un attimo questo tipo di gnometto. Allora, quando l'abbiamo riempito abbastanza, la parte qui sopra, vedete, io la lascio un po' vuota. Adesso con la colla a caldo, noi qua ce la chiudiamo. Mettiamo un po' di colla, avvicinate. E viene così. Ah, aspettate. Ecco, così. Va bene? Oh, adesso, essendo femminuccia, dobbiamo fare i capelli. Allora, io ho preso, guardate, è una lana che ho fatto giù un maglioncino. Quindi prendo la mia mano, ci giro intorno tanto quanto una parte deve essere una treccia. Quindi un bel po'. Io non conto, ragazze. Ci sono colleghe che si mettono a contare, io non conto, vado a occhio, tanto. Oh, pure sorelle, mica sono uguali. No? Quindi prendo un pezzo sempre di lana lungo, lo metto dentro, lo porto a uno dei due lati, quindi o sopra o sotto. Qui ho tagliato sotto, quindi vado sopra, ecco qui, nella parte alta. Tolgo la mano e vado a fare il nodo. Ecco qua. Facciamolo doppio così non si scioglie. A parte tanto, mo si incolla tutto. Allora adesso
qui ci abbiamo il nodo nella parte opposta. Noi entriamo con le forbici e andiamo a tagliare così. Adesso noi faremo, anzi, prima di fare la treccia, io con la spazzola mi vado a stropicciare un po' la lana, quindi vedete che differenza? Tenetelo la parte opposta, se no ve li porta via. Ecco qua. Facciamo la stessa cosa anche di qua. Qui. Adesso formiamo le due trecce. Io sempre con il filo della macchina vado sotto e chiudo. Faccio la treccia anche dall'altra parte. Sistemiamo qualche peletto. E le due treccette sono pronte. Allora, nasino l'abbiamo fatto. Cappello pronto. Io direi che si può iniziare a montare. Allora, il nastrino rosa, eccolo qua. Adesso facciamo due fiocchetti anche. Pronti? Ecco qua. Allora, mettiamo le trecce. Allora, vedete, non le metto qui sopra, scendo un pochino di un dito. Allora, incolliamo le trecce. Poi, mentre le trecce prendo l'ombretto rosa e mi vado a colorare il naso. Allora, incolliamo il naso, quindi mettiamo la colla.
e appoggiamo il nasotto. Ecco qua. Poi io mi vado, vedete, abbasso le trecce così le accosto al corpo e diamo un punto dietro. Le avviciniamo qui sul corpo. Oddio, poi se vi piace tipo pippi calze lunghe le lasciate libere, questo non è che è un obbligo metterle così, eh. Ecco qua. Fiocchetto. Adesso il cappellino, questo la parte cucita va dietro, quindi chiudete in modo tale che rimane uguale sia di qua che di là. Poi un pezzettino davanti lo alziamo, mettiamo un po' di colla e lo alziamo così. Poi andiamo a mettere qui il mettiamo un po' di colla qui sul naso, così blocchiamo subito il cappellino. Ecco qua. E gestiamo il dietro, quindi andiamo a mettere un po' di colla qui sul dietro e fermiamo il cappello. Io il cappello la piega gliela do con ago e filo. Quindi cosa faccio? Prendo il filo, ci facciamo un nodino. Entro qui di lato, così. Fisso il filo, poi con un punto filza arrivo fino vicino alla testa in questo modo qua. Lo vado a tirare. Quando vedo che è una posizione che a me piace, mi fermo e lo blocco. Blocco il filo. Guardate quanto è carina. Allora, adesso altalena. Prendo una bacchetta di cannella. Questa è 7 centimetri e mezzo. Allora, chi non ha la bacchetta di cannella, come ce l'ho io, cosa fate? Potete prendere un pezzettino di legno. Potete prendere, se no, un pezzettino di pannolenci marrone che ha una larghezza di 7,5 e un'altezza di 12 centimetri. Cosa va a fare? Va a fare questo qui. Lo va a piegare su se stesso fino alla fine, quindi girate sui 12 centimetri. Vedete, girate, girate, girate. Quando state qui, mettete un cincinino di colla e avrete, guardate che carino, avrete la stessa cosa. Quindi non cambia nulla, ragazze.
Ecco, non mettete scuse, non c'ho il bastoncino, perché se può fare ugualmente. Allora, fatto questo, noi adesso andiamo a prendere lo spago all'incirca mezzo metro, quindi questo è 21, 21, poi facciamo un 10 più o meno. L'unica cosa che adesso ne dobbiamo fare due, e quindi io l'altro me lo vado a tagliare subito, così saranno uguali. Allora, lo vado a bloccare su un'estremità. Ecco qua. Giro un tre volte e poi metto un punto di colla. Ecco qua. Teniamo un attimo. Adesso vado ad inserire queste due sfere di legno. Allora, queste due palline sono di 12 mm. Allora, le inserisco nel mio spago. Aspettate che si è ammorbidito. E poi il foro è pure bello grosso, eh. Facciamo così e facciamo prima. È proprio la pallina, può darsi. Allora, adesso, prima di proseguire, riprendo un attimo l'ombretto e mi vado, perché queste saranno le manine, quindi me le vado a colorare di rosa. Ecco qua, fatto. Adesso prendo l'agnometta e me la vado ad incollare. Quindi metto la colla sotto sulla cucitura e la vado ad incollare qui sul bastoncino. Adesso incolliamo qua. Ecco qui, ragazzi, abbiamo incollato. Adesso cosa facciamo? Mettiamo una sfera a destra e una a sinistra, perché sono le manine, quindi le andremo ad incollare, vedete voi, a un'altezza che, insomma, no, qua sotto, no, qua su, insomma, più o meno un po' più della metà. Qui era la metà, un po' più sopra, va bene? La stessa cosa facciamo di qua. Guardate che cos'è. Adesso, ragazze, qui sotto possiamo andare a decorare con i fiori. Il maschietto lo facciamo natalizio, eh.
Allora, vediamo, vediamo. Che dice? Questo è troppo. No, no. È esagerata. A me le cose esagerate non mi piacciono. Ecco qua. Allora, questa qua ci piace così. Poi il fiorellino pure ci piaceva. Qua ci metto la foglietta, anzi ce ne metto due. Ora faccio vedere. Qua. Pronti? Allora, adesso facciamo, ragazze, il maschietto. Allora, il maschietto. Stesso corpo, identico, stesso cappellino, stesso naso. L'unica cosa di differenza è che il maschietto c'ha la barba. Allora, la barba io ho tagliato, vedete, una larghezza di 4 e mezzo per un'altezza di 3 e mezzo. Eccola qua. Adesso noi andiamo a mettere la barba. Quindi mettiamo qua per la lunghezza. Così. Poi trucchiamo. Ah, vi voglio far vedere. Allora, prima di proseguire, aspettate che c'ho tutto incollato. Allora, voi questo qui, ragazze, può diventare tranquillamente, guardate quanto è carino, un portachiavi. Quindi prendete il cerchio del portachiavi con la catenella, li vendono già così, e lo andate a cucire qui dietro al cappello e diventa un bellissimo portachiavi. Ok, poi per chi vuole,
Io ho fatto un cerchio di 4 centimetri, guardate, ho fatto un punto filza tutto intorno, poi gli ho dato la forma, no, guardatemi le dita, gli ho fatto la forma sempre come il naso, ovale, in modo tale che chi vuole può fare la scarpina. Faccio vedere sul rosa perché si vede di più. Vedete, può mettere le scarpine. Ecco, una di, ne fa due giustamente, eh? Una di qua e una di là. Allora, a me non piace, preferisco senza, però per chi le vuole fare, diciamo, la proporzione è un cerchio di 4 cm di diametro, va bene? E ce le può mettere tranquillamente. Io preferisco così. Allora, eccolo qua, l'abbiamo bloccato, inseriamo le nostre sfere. Qua, allora abbiamo fatto insieme questi due, aspettate, eccolo qua, la femminuccia, il maschietto, il maschietto io lo adoro, pure la femminuccia è carina, eh? Infatti poi ne ho fatto anche un'altra col vestitino di cotone e un altro maschietto sempre, questo solo con fiocchettino semplice. Eccoli qua ragazze, allora io spero che vi siano piaciuti, io li trovo super super deliziosi. Allora se è così lasciate un like e condividete, lasciate le moscio come sempre, se non sei iscritto iscriviti che a te non costa nulla, a me insomma è un incentivo in più, e vi voglio comunicare che domani uscirà un tutorial con la ricamatrice e ci sarà anche una collaborazione, poi vi spiego tutto domani, va bene? Eccoli qua, no veramente guardate questo qui è super super delizioso con queste manine, eh? Va bene? Ciao! E non vi dimenticate mai che vi lavo! Ciao ragazze!